Dopo la sfiducia votata nella scorsa assemblea del CGIE nei confronti del sottosegretario Mantica, questa volta, nell'assemblea di aprile 2010, i membri del CGIE si alzano e lasciano l'aula nel momento in cui il sottosegretario Mantica inizia la sua relazione di governo. A motivare il comportamento dei membri del CGIE, le durissime dichiarazioni fatte da Mantica alcuni giorni or sono in Senato, durante le quali ha definito del tutto inutili gli istituti di Comites e CGIE, rinviandone anche il voto, il rinnovo, al 2012. Fusi sei diventato per me. Che sta dicendo? Rumiro, tu sei. Il sottosegretario in questa occasione aveva usato anche espressioni molto discutibili, come quella di passare tranquillamente sul cadavere di Elio Carrozza, segretario del CGIE, e sull'intero CGIE, essendo tra l'altro un estimatore delle Panzerdivisionen delle SS tedesche, ed insomma di tirare diritto per la sua strada senza ascoltare troppo le opinioni dei rappresentanti delle comunità italiane all'estero. Quindi non è una colpa. Quello che sta avvenendo è una conseguenza logica e normale di quello che si è voluto fare, e quando si voleva fare questo si è discusso delle conseguenze. Non è che si è detto poi arriva il sindacato ispettivo, lo fa il Parlamento. Cioè, visto che abbiamo sulla rete consolare, giusto o sbagliato, io ho 10.000 interpellanze e interrogazioni, è il metodo col quale i parlamentari, anche italiani, non solo italiani del mondo, chiedono di sapere le ragioni del perché del perché. Quando vengo qua e ne parlo al CGIE posso fare la raccolta delle risposte che ho dato nel periodo in Parlamento. È così. Cosa faccio? Vado in Parlamento e dico non vi rispondo, venite alle noi al CGIE che rispondo in sede di CGIE. Ma non è ammissibile. Cioè, o si capisce questo vulnus nel sistema di rappresentanza e lo si affronta con grande chiarezza. Si tratta di modificare alcuni poteri del CGIE, tutto lì. Non lo si vuole fare, per amor di Dio, però non è che possono sottoporre il governo a doppia razione di dibattito. Senta sottosegretario, la protesta plateale se l'aspettava in questa forma? Assolutamente sì, perché mi avevano informato, quindi non c'era nessuna voglio dire, come dire, sorpresa. È un metodo anche questo, voglio dire, di partecipazione al dibattito. Io ho ricordato la Ventrino, nel senso che se poi adesso ritornano e dibattono sulle cose che non hanno sentito, è un nuovo modo di fare democrazia, è lo stesso stile che usano a Tirana i socialisti nel Parlamento di Tirana, non andando in Parlamento. Cosa? Perché poi, allora, l'unica cosa che dà fastidio al CGIE è che nel nuovo modello di rappresentanza non si è nominati dal governo, ma ci si ottiene il voto presentandosi alle liste dei comites. Capisco che è una difficoltà. Fatevi eleggere. Fatevi eleggere e ritornate al CGIE. Non c'è nessuna discriminazione. Il problema è un altro, prima di tutto il sottosegretario, ancora una volta, usa un linguaggio non vero, ormai siamo abituati a, pur di far passare la sua idea, a sentire le cose non vere del sottosegretario. I consiglieri CGIE sono eletti dai comites. Ecco la nostra forte legame con i comites che vivono il territorio, e questo probabilmente, e oggi l'ha confermato il sottosegretario, è la cosa che gli dà più fastidio. Avere dei rappresentanti nei territori capaci di sollevare nei territori e mobilitarsi nei territori, perché le politiche o le non politiche dell'attuale governo e del sottosegretario vengano passate nel silenzio. Prima di tutto è questo. Secondo, credo che il sottosegretario dimentica che i comites e il Consiglio Generale rappresentano naturalmente gli italiani nel mondo, ma rappresentano tutti gli italiani nel mondo, anche gli oriundi. Tra questi oriundi oggi c'è la stragrande maggioranza dei giovani, quei giovani che sono cervelli ormai nelle realtà, che insieme alla nuova mobilità, alla fuga dei cervelli dall'Italia verso l'estero, insieme sono la vera ricchezza del futuro del nostro paese. Questo sfugge al sottosegretario, sfugge probabilmente all'attuale governo. Io credo che come Consiglio Generale e come Comites noi faremo di tutto, non vorremo abbandonarla questa idea, di convincere le forze politiche
il Parlamento, i capigruppi e la società italiana che hanno solo da guadagnare a mantenere un forte rapporto con le proprie comunità. L'assemblea di oggi, che noi abbiamo cambiato ordine totalmente dei giorni perché c'è questa emergenza, noi dobbiamo rispondere a questa attitudine, a questo concetto, a questo ormai pensiero del sottosegretario e dalle sue parole del governo, che considera inutile e inefficace e solo strutture antiche istituti come i Comites e Consiglio Generale. Io credo che a qualsiasi cittadino nessuno può pensare che 18 parlamentari possono rappresentare una popolazione sparsa in un territorio grande come il mondo, possono essere i rappresentanti diretti e possono vivere direttamente con un forte legame con i cittadini di quei territori. Il Parlamento italiano, il nostro paese, è visto oggi dagli altri paesi come l'esempio della rappresentanza dei propri cittadini all'estero. Gli anelli dei Comites, Consiglio Generale, rappresentanza parlamentare e la formula completa della rappresentanza. Solo così si assicura un rapporto diretto tra i cittadini e il Parlamento, e questo credo sia l'essenza della democrazia.